Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video in cui continueremo la scalata nella risoluzione dei problemi tattici. Il punteggio di oggi è tra 1000 e 1100, l'idea è quella che ogni settimana aumentiamo di livello. Però innanzitutto vi presento una mascotte che ci aiuterà nella risoluzione dei problemi, regalata da Stonks 3D, una startup che stampa in 3D, quindi non è in plastica, quindi comunque anche per l'ambiente, se siete interessati a questi pezzi o portachiavi, vi lascio qui i contatti sotto Stonks3D su Instagram. Ok, torniamo a noi e quindi bando alle ciance e risolviamo il primo problema tattico. Sono Roberto Palazzotto, candidato maestro e istruttore della Federazione Scacchistica Italiana. Clicca sotto su iscriviti per non perdere i prossimi video e unisciti al gruppo Facebook Scacchista Matto per ricevere i migliori consigli su come migliorare nel gioco degli scacchi. Rocco lungo, quindi qui l'idea è che il suo re è un po' esposto perché non c'è il peone in C2. Potremmo attaccarlo? Sì, ok. Notiamo che il mio alfiere in questa diagonale inizia ad attaccare e anche l'altro alfiere potrebbe arrivare. Quindi torre per C3, peone per alfiere a 3, scacco matto. Questo è molto simile in realtà a un problema che ho già risolto qualche video passato. Torre F6, anche in questo caso l'attacco al re è certamente il tema dominante della combinazione. Vediamo come possiamo concludere questo attacco. Allora, un'idea che mi viene in mente per esempio è torre 8. Alfiere per, donna per. Però non vedo matti. Questo inizia ad essere un po' più interessante. Cavallo 4. No, mi mangia. Non ci sono scacchi immediati senza sacrifici? No. Gina per G7. Mi sembra un po' azzardato. E quindi? No, per forza torre 8 deve essere. Anche l'altra torre potrebbe entrare in gioco, però in questo momento è chiaro che la priorità è difendere la regina. Quindi cerco una mossa in cui difendo la regina e contemporaneamente attacco magari i suoi pezzi. Potrebbe essere regina G4, non fa nulla, regina H5. No. Allora, analizziamo meglio torre 8. Unica alfiere per. Regina per. Però può fare o alfiere F8 o torre F8. Su torre F8 regina 6 e poi gli mangio il cavallo. Quindi già è buona. Su alfiere F8. Su alfiere F8. Io non vedo alfiere F8. Ah, alfiere per e poi scacco. Ok, la metà è questa. Torre 8. Mangio. Torre F8, regina 6, scacco. Quindi se avesse fatto torre F7 potevo mangiare. No, non potevo mangiare il letto perché c'è. Ah sì, potevo mangiare in B7. No, no, semplicemente avrei mangiato il cavallo. Quindi come ora. Quindi a qualunque mossa io mangio il cavallo. E ora il vantaggio è buono. Sì, perché ho un cavallo in più, quindi il vantaggio è netto. Ok, questo inizia ad essere un po' più complicata, però in realtà appunto bastava analizzare e vedere a fondo la variante. Re H4, il suo re inizia ad essere un po' nei guai. E allora vediamo se riusciamo a dare un matto. G5 mi viene da pensare, però mi mangia. Semplicemente, ah attenzione, c'è un alfiere qui e quindi alfiere F2 forse. Perché alfiere F2 non può muoversi perché la H5 c'è il cavallo, la colonna G c'è la regina, ok. E allora alfiere F2 è abbastanza semplice. Ok, quindi in questo momento mi sono focalizzato sulla debolezza dell'avversario che appunto era il re. Qui addirittura il nero ha due regine e però riusciamo comunque a mattarlo, questa pizza è assurda.
Com'è che ne ho sprecato questa vittoria? Allora, il Re Nero si può muovere? Ci chiediamo, anzi, chiediamo a lui. Si può muovere? Non si può muovere perché in G4 c'è la torre, in G3 c'è il mio re, in H3 c'è pure il re, ok. E quindi possiamo attaccarlo, sì, con l'alfiere. Scacco matto. Ah, non è matto, ok, al posto della mangia. Va bene, andiamo avanti. Alfiere B7, quindi che tema tattico possiamo vedere? Possiamo vedere che l'alfiere in B4 è sospeso, quindi in questo momento questo alfiere non è difeso. E allora ci chiediamo, possiamo attaccarlo, attaccando magari un altro pezzo, quindi un attacco doppio? Sì, con cavallo B5. Io attacco la sua regina e attaccavo anche l'alfiere. Lui poi mi mangia con scacco, quindi niente, io devo per forza mangiare. Regina D8 e ora il cavallo può andare in D6 e fa un bellissimo attacco doppio. Attacco il re e attacco l'alfiere. E quindi appunto guadagno un pezzo. Alfiere B2 qui. E attenzione, questa alfiere F3 è una posizione molto strana perché è una posizione defilata in cui è bloccato dal suo stesso cavallo. Queste case sono controllate dal mio cavallo, quindi non ha molte mosse. Allora attacchiamolo, magari A4 potrebbe essere la mossa giusta. Analizziamo. Certamente se mi mangio io mangio. Se fa alfiere per cavallo io non posso mangiare l'alfiere perché mi sta prendendo la regina. Ma se mangio attacco sia la torre sia l'alfiere. E allora direi che ci siamo. Mi mangio, io mangio. Ok. Quindi abbiamo, siamo riusciti a intrappolare quel pezzo. Il tema chiave da questo. Generalmente questa posizione è fatta. Evidentemente. No, se, penso che dobbiamo solo giocare bene per non perdere, cioè non vedo modi. Ah, attenzione! Sì, invece sì, c'è un modo per vincere, ok. Quindi, ricominciamo. Generalmente questa posizione è fatta, però se il bianco fa cavolate, perde. Infatti, il bianco doveva semplicemente fare torre A1. Facendo torre A1. E poi dando gli scacchi al re, quindi con torre B1 o torre C1, insomma così, pareggiava. Invece facendo così su re C3 io minaccio il matto. Con re D8 evita il matto, ma mi mangio la torre e vinco la partita. Però sì, in genere si pareggia facilmente questa posizione. Regina per E4. Allora, cosa possiamo vedere? Questo cavallo potrebbe minacciare magari gli scacchi, però la casa C2 è difesa dalla regina. Il cavallo è difeso dall'alfiere, quindi non è sospeso. E allora un tema potrebbe essere quello di attaccare la regina. Se noi attacchiamo la regina, in futuro potremmo magari mangiare il pedone C2. E allora, ecco qua, alfiere F5. Addirittura si sacrifica la regina, ok, mangiamo. E B5 scacco. E vabbè, ci sei. Ok. Andiamo avanti. Torre 8 attacca la regina, però attenzione, siamo di nuovo in presenza del matto affogato. Se avete visto le puntate precedenti, secondo me ormai dovreste riuscire a risolverlo in maniera immediata. Quindi cavallo H6 scacco, regina G8, cavallo F7, matto. Se non siete riusciti a vederlo subito, allora la colpa è mia, quindi evidentemente non ho spiegato in maniera accurata. Vabbè, vediamo di spiegare meglio ora. Prima di muovere vi spiego qual è il tema. Il tema è che re e torre sono nella stessa linea, quindi ci potrebbe essere un'infilata, però in questo momento l'alfiere sta difendendo la casa 8 e allora come possiamo far muovere questo alfiere? Mangiando la sua torre. Deve mangiarci, torre 8 scacco e mangio. Infilata è un tema che ho già affrontato, vi lascio qui sopra il video se volete seguire la lezione teorica che assolutamente vi consiglio, in cui spiego che cos'è l'infilata, come potete ascoltare questo tema tattico e ci sono proprio alcuni esercizi per vedere appunto di utilizzarlo. Andiamo avanti, cavallo F6, qui il re è assolutamente esposto, quindi vediamo se riusciamo a sfruttare questo tema. Vabbè, però notiamo anche che il re in questo momento sta difendendo il cavallo e la torre, quindi direi che è un po' sovraccaricato. E allora noi semplicemente possiamo mangiare la torre e poi mangiare il cavallo. Ok, re E5. Allora,
Il piano del bianco sta certamente quello di cercare di promuovere il peone H. Nel frattempo il nero vuole evitarlo, ma come fa ad evitarlo? Perché questa torre è messa in una posizione bruttissima, è bloccata, perché c'è il peone B6 che la blocca, non può muoversi, può andare solamente in E4. Allora, analizziamo. H6, torre 4, H7, torre 3 scacco. Via torre H3, quindi in effetti riesce a difendersi. C'è un modo per evitare che l'avversario riesca a difendersi? Sicuramente ci sarà, vediamo di trovarlo. H6, torre 4, re D2, fattore 3, H6, torre 4, ma se faccio torre H4. Mi sa che questa è la mossa giusta. Quindi H6, torre 4, faccio torre H4. In questo modo, scacco, re via, non può andare con H. Re G3, H7, sì, ok, ci siamo. Re G3, H7, quindi non può più raggiungere il pedone. Poi faccio promozione. Decide per un'altra variante, decide di fare F3. Ok, allora notiamo che se faccio torre per torre mi fa F2. F2 si è messa ecco la freccia. Torre per torre F2, H7, donna, donna, non mi conviene. Addirittura mi può mangiare con scacco e poi fa F2. E là secondo me la mossa giusta potrebbe essere o H7 o torre di 5 scacco. Analizziamo entrambe. H7, se torre per torre donna. Ok. E allora già questa vince. E allora H7. Donna D2 con scacco e quindi facilmente poi evito la promozione del pedone e vinco il finale. Pedone 5. Focalizziamoci sulle debolezze dell'avversario. Quindi in questo momento la debolezza è certamente il re scoperto. Quindi come possiamo sfruttare questa debolezza? Allora. Già una mossa mi viene in mente, per esempio, potrebbe essere regina G6. Porto anche la regina all'attacco, già la torre prende un buon lavoro e minaccio il matto. Però vedo subito che la sua mossa E5 non è priva di logica, sta attaccando la mia torre. E allora possiamo in una maniera forzata attaccare il suo re? Vediamo. Se facciamo torre per G7 prima di regina G6, quindi torre per re per regina G6. Re H8, regina per H6, re G8 è un attacco interessante. In effetti non possiamo portare l'altra torre, questo è un peccato, però secondo me, per esempio con alfiere D3 minacciamo il matto in H7, quindi direi che la chiudiamo. E allora, torre per D7, regina G6 scacco, ok, finisce qui. Quindi il tema è alfiere D3 e minaccio sia il matto sia torre G1 alla prossima. Quindi sempre per riuscire a concretizzare l'attacco bisogna portare tutti i pezzi all'attacco. In questo momento torre e alfiere non stanno attaccando, in due mosse tac tac li porto e vinco la partita. Andiamo avanti. Sacrificio di regina che c'è un bel matto. Il suo re è esposto, non ha completato i principi dell'apertura, ovvero di conquistare il centro, sviluppare i pezzi e arroccare, e quindi come possiamo punirlo? Diamo prima uno scacco al cavallo e poi uno scacco con l'alfiere. Ed è matto perché in G1 ed E1 c'è il cavallo e quindi non si può muovere l'alfiere, attacca invece la diagonale. Facciamo l'ultimo esercizio. Pedone per re. Qui cosa possiamo inventarci? Allora, vediamo che la mia torre e la mia regina stanno attaccando su questa colonna. Quindi questo pedone potrebbe essere considerato inchiodato. Perché? Che succede se noi mangiamo e lui rimangia? Noi possiamo fare regina per torre, torre per re F2 e ora c'è l'inchiodatura di nuovo con torre B2. Vediamo più lentamente: torre per, pedone per, regina per, mangio, scacco, deve forse fare F2 e ora la casa B2 è difesa dall'alfiere
quindi inchiodando la regina vinco la partita. La regina non si può togliere dalla traversa perché c'è il re dietro e quindi mangio. Ok, direi che anche oggi abbiamo fatto le nostre 15 posizioni di tattica di livello crescente, abbiamo raggiunto i 1100. Proseguirò ogni settimana, pubblicherò un video con livello sempre crescente. Se vi piace, iscrivetevi al canale in modo tale che vi arrivi la notifica e potete seguire i prossimi video. Grazie, ciao!